Buongiorno e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Oggi Insieme in diretta in questo venerdì primo marzo, è già volato il mese di febbraio e beh, effettivamente è successo insomma che veramente quando si è presi quotidianamente con mille attività, lo potete confermare anche voi, probabilmente insomma non ci eh, si rende conto del tempo che passa. Quando il tempo passa è inesorabile eh, vedete, eh, c'è una tendenza nel nostro tempo, nella nostra vita contemporanea, che è quella che un po' eh, sto rivedendo in, molti, in molte persone quando parlo del quotidiano. Mi sto riferendo alla tendenza a procrastinare, cioè. Aspettiamo domani, vediamo domani, poi magari domani capiremo, eh, per il momento aspettiamo, eh, sì sì, però poi c'è qualcosa che dobbiamo ancora comprendere, aspettiamo, vediamo, aspettiamo. Eh, questo procrastinare, qualcosa Bene. che in realtà l'aveva fatto ieri, eh, paradossalmente ci fa vivere in una condizione di ehm, disagio, a volte anche inconscio, perché si ha di fronte a una diciamo ad una serie di situazioni che potrebbero essere poco prevedibili, ma non importa quello che è accaduto ieri e non importa nemmeno quello che eh, ci potrebbe aspettare in un certo senso domani, l'importante questa mattina è quanto riusciamo a godere in questo momento. Oggi, qui, ora, in questo momento di fronte alla parola del Signore possiamo metabolizzare insieme il messaggio e il consiglio della parola di Dio e soprattutto vogliamo anche mm -hmm. eh, dire grazie Signore che ci fai vivere un nuovo tempo, un nuovo tempo, eh, è un nuovo arco temporale, un nuovo mese che è quello di eh, marzo, ringraziamo il Signore per il mese di febbraio, per la chiusura. Inoltre approfittiamo anche perché lo facciamo sempre molto delicatamente di ricordarvi per quanti nostri amici ci seguono e si nutrono della televisione, della rete del, e del Ministero di Parole di Vita, vi ricordiamo che a inizio del mese abbiamo una serie di difficoltà e anche di arretrati legati alle scadenze. Quindi approfittiamo per invitarvi, per quanti, quanti sentono nel cuore di sostenere quest'opera. Mi sto riferendo proprio al sostegno economico. la nostra eh, completa disponibilità è proprio legata molte volte a questa disponibilità eh, eh, anche dei tanti cuori che ci aiutano e ci sostengono in preghiera ma anche economicamente per fare questo potete tranquillamente visitare la sezione del nostro sito www.paroledivita.org slash dona lì potete trovare i tanti modi per poter dare la vostra offerta non importa la, la quantità eh, eh, quanto sei, eh, sei disponibile ad offrire, ma importa il il tuo gesto di, di ubbidienza a questa uh, collaborazione fattiva di un Ministero mi che mi si mi sostiene mi prevalentemente mi di questo. Grazie, sì, detto questo voglio ringraziarvi, grazie per esservi collegati, siete in tanti ogni mattina, ogni giorno, grazie anche per come ci aiutate, ci sostenete. In questi giorni Mariana abbiamo avuto un'interazione particolare con tanti di voi, abbiamo conosciuto tanti di voi anche telefonicamente, anche di persona, eh, qualcuno sì. è venuto anche agli studi, grazie, grazie di cuore perché... Mm -hmm. ci ci testimoniate ci fate vivere um, un senso di comunità straordinario e noi siamo allo stesso modo rivolgendoci a quanti ci seguono e non eh, e non hanno la possibilità di telefonarci di visitarci di interagire con noi sappiate che siamo davvero tanti e quando preghiamo preghiamo anche e soprattutto per voi che eh, forse nascosti dietro al vostro schermo ci seguite e avete una preghiera silente nel vostro cuore affinché l'opera di Dio Prosegua nella nostra meravigliosa Italia. Non mi dilungo. Grazie per esservi collegati. Dio i medica quest'oggi. Pace e buongiorno anche a te, Marianna. Pace e buongiorno anche a te, Michele. E buongiorno a tutti voi. Michele ha già fatto una bella premessa, grazie a Dio per come siamo insieme, per come il Signore ci concede la possibilità di stare insieme ogni mattina. Grazie sì. anche a voi. E a quello che lo Spirito Santo opera amen. nella vostra vita è bello, amen, ci amen. sentiamo incoraggiati quando arrivano messaggi, telefonate di incoraggiamento, non soltanto per chiedere di preghiera, ma proprio per spronarci ad andare avanti. È un'opera meravigliosa. Sapete che lo Spirito Santo è, il, è colui che ci sprona, fa il tifo per noi, se vogliamo usare un termine moderno. È vero. È colui che non soltanto ci sussurra eh, all'orecchio e ci dà delle parole d'amore, ma anche ci sprona. Quindi lui, attraverso di voi. Sentiamo proprio lo spruno dello Spirito Santo dire vai avanti, vai avanti, non ti fermare. Quindi è meraviglioso quando trova delle persone disponibili a farsi usare da Lui. Vogliamo subito ringraziare il nostro Dio, ma prima di pregare, come sempre facciamo, vi chiediamo che se state seguendo questa diretta dai social, condividete in modo che noi possiamo raggiungere più persone possibili. Amen, amen, amen. Il nostro Hallelujah. intento non è quello di fare proselito personale, ma è quello di portare delle persone a Cristo. Infatti noi diciamo sempre non guardate gli strumenti, perché gli strumenti restano strumenti. Amen. La gloria non va allo strumento, ma va al musicista in un grande concerto. Nessuno fa l'applauso alla chitarra o al pianoforte, ma fanno l'applauso a colui che la suona. Quindi noi sappiamo che il Maestro per eccellenza è il Dio e lo Spirito Santo che opera nelle nostre vite. Quindi se tu condividi questa diretta, tu dai l'occasione ad altre persone di ascoltare quello che lo Spirito Santo vuole sussurrare al loro cuore. Quindi fallo subito e poi preghiamo insieme e chiediamo al Signore veramente di aiutarci Amen. A, Amen. ad abbassare sempre di più noi stessi, a morire sì, a noi stessi Amen. Amen. in modo che lo Spirito Santo abbia la piena libertà, il pieno controllo, la mansuetudine serve a questo, Signore, rendici mansueti, Amen. perché il mansueto è, è l'uomo che è forte, non è l'uomo che non è forte, è l'uomo che è forte in tutti i sensi, anche caratterialmente, ma che abbassa tutto se stesso per far muovere lo Spirito Santo, quindi è colui che, che cede, che si lascia che lascia libero, come possiamo dire, che rinuncia alle proprie capacità per far operare lo Spirito Santo? Quindi, noi ci vogliamo far muovere dallo Spirito Santo stamattina. E vogliamo chiedere, Signore, di fare che veramente noi possiamo essere strumenti mansueti affinché tu ti possa muovere in libertà attraverso amen, di me. Amen, Alleluia. Grazie, Padre. Padre, amen. noi ti ringraziamo amen. con tutto il cuore. Grazie per come tu veramente ci fai comprendere ogni giorno delle cose in più, per come tu ci parli, per come tu ci istruisci. In questo, Signore, noi vediamo tutto l'amore che tu hai per noi. Yeah. <laughs> tutta la cura, Signore, l'interesse di vederci crescere. Signore, grazie perché noi più ti conosciamo, più cresciamo in statura, Signore, più eh, diventiamo uomini e donne compiute spiritualmente parlando, che comprendono bene uh, che tu sei sovrano, che tu hai tutto sotto controllo, Signore, e più cresciamo, Signore, anche meno capricci facciamo spiritualmente parlando, perché ti conosciamo e sappiamo che tu agisci in un certo modo per il nostro bene. Aiutaci, Signore, a comprendere i tempi. Amen. Aiutaci a comprendere... Signore, anche le cose che ci accadono intorno affinché, Signore, possiamo dare le giuste valutazioni grazie e noi possiamo signore, trarre i giusti insegnamenti. Grazie, signore, aiutaci padre, a crescere sempre di più. Abbiamo bisogno, Padre, halleluia. di conoscerti halleluia. di più per comprendere di più le tue parole che tante volte, Signore, sono incomprensibili grazie, proprio signore, per la nostra halleluia. piccola statura. Signore, opera, fa che il tuo Santo Spirito operi in noi rendici ancora stamattina eh, santi davanti a te, purificaci ancora Padre, ancora noi Signore che siamo soltanto strumenti, noi ci rendiamo conto che non abbiamo veramente nulla Signore, non abbiamo nulla da dare ma se lo Spirito Santo si muove in noi in modo potente, allora tu avrai una parola efficace per ogni persona che se ne ascolta in questo momento Signore, dacci parole di rivelazione dacci parole di conoscenza dacci parole profetiche, te lo chiediamo nel nome di Gesù perché c'è un popolo affamato e noi stessi Signore abbiamo bisogno di te. Ti prego Signore, opera questo miracolo. Sappiamo che tu imbandisci una mensa Signore davanti anche ai nostri nemici per farci del bene Signore. Noi ti ringraziamo, ti benediciamo e ti chiediamo ogni cosa alleluia. in Cristo Gesù che siamo te e benedetti. Amen, 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 alleluia. Grazie Padre. Alleluia. Amen. Bene, il versetto di oggi lo troviamo in Matteo capitolo 10 verso 26. Abbiamo letto ieri, eh? Sì, è stato. Era un caso. tutto concatenato. Ok, dice così, <ride> non li temete dunque perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Bene, qui parla della persecuzione di quando i figli di Dio saranno perseguitati e saranno malmenati, saranno accusati. E il Signore dice: Non, non temete chi vi porterà anche davanti ai tribunali, eh, non temete anche di quello che dovrete dire. E poi dice: Se questo l'hanno fatto al vostro maestro, perché non, non pensate che debba accadere anche a voi? Basta ad ognuno essere simile al proprio maestro. Quindi. Noi se già uh, abbiamo come desiderio quello di arrivare alla, alla statura di Cristo, dobbiamo mettere in conto che per arrivare alla statura di Cristo dobbiamo soffrire anche delle accuse, dobbiamo anche soffrire delle, uh, delle macchinazioni che vengono fatte nell'occulto. Noi abbiamo parlato, stiamo parlando di questo fatto dell'occulto e del segreto da tre giorni, questo è il terzo giorno. È vero. Il primo giorno abbiamo parlato delle azioni malvagie che vengono alla luce, quindi che il Signore svela. Il secondo giorno, ovvero ieri, abbiamo parlato delle azioni buone che vengono alla luce, ma il terzo giorno mi chiedo, ma lo Spirito Santo che cosa ci vorrà dire? Che venga alla luce tutto quello che lo Spirito Santo ti riveli. Quindi se tu sei un servo di Dio e tutti noi siamo servi di Dio, in maniera diversa, con funzioni diverse, quello che lo Spirito Santo ti rivela all'orecchio, quello deve uscire alla luce. Non puoi tenere per te le rivelazioni che lo Spirito Santo ti dà. Quindi oggi vogliamo concentrare, almeno io personalmente vorrei concentrarmi, su quello che il Signore rivela a noi personalmente. Sapete, se voi leggete questo capitolo, più avanti, se non era sempre qua che c'è scritto, che chi rinnega uh, Cristo davanti agli uomini sarà rinnegato poi davanti al Padre da Cristo. Questo che cosa significa? Che il Signore ci chiama a, a liberarci da ogni forma di codardia. Quante volte ci è capitato che lo Spirito Santo ci ha rivelato delle verità bibliche che vanno contro il sistema in cui viviamo e noi per paura non diciamo quello che il Signore ci ha rivelato perché incominciamo a fare dei calcoli. Se io dico che questa cosa biblicamente parlando non funziona e che dovrebbe essere fatta così perché lo Spirito Santo me l'ha sussurrata all'orecchio. Forse è meglio che non la dico, altrimenti mi metto contro qualcuno. Invece lo Spirito Santo stamattina ci sta dicendo, fallo uscire alla luce, predicalo sui tetti quello che ti è stato sussurrato l'oriccio, perché è qualcosa che lo Spirito Santo sta rivelando a te. Forse ci sono dei profeti che non profetizzano, che hanno la chiamata che hanno il dono di profezia e non profetizzano perché hanno paura di gridarlo, quello che lo Spirito Santo ha suscitato allora alle orecchie. Non tutti sono chiamati ad essere profeti. Il Signore dona dei ministeri eh, mh, ad ognuno come, come a Lui piace fare. Quindi ognuno di noi è responsabile del talento che ha ricevuto da Dio. Noi non possiamo lavarci le mani. E pensare, vabbè, non lo dico io, lo dirà qualcun altro. Se lo Spirito Santo ti rivela delle cose, vuol dire che tu sei il responsabile di dire quella cosa. E lo Spirito Santo stamattina ti sta invogliando proprio a dire esci fuori e non aver paura. Nell'Apocalisse noi leggiamo una lista di persone che andranno a perire per l'eternità. E in cima alla lista, guarda caso, ci sono i codardi. I codardi non sono soltanto quelli che non si mettono in mezzo quando c'è una lite. A volte ne abbiamo sempre un'immagine un limitata di quello che può essere una, una, un, un atteggiamento sbagliato, ma il codardo anche quello che non grida sui tetti: quello che lo Spirito Santo gli sussurra al cuore, che gli sussurra alle orecchie. Quindi, se il Signore ti sta rivelando delle cose, se il Signore ti dà parole di conoscenza, se il Signore ti dà parole di profezia. Chiedi al Signore anche di mettere in te tanta di quella forza e di quel coraggio di essere uno franco che annuncia le notizie che lo Spirito Santo ti sta dando alle orecchie. Può essere anche che tu sbaglierai inizialmente, perché noi dobbiamo esercitare l'orecchio spirituale. Non tutti riescono subito ad individuare qual è la voce di Dio e qual è la voce della carne, perché ci può, essere, ci può anche essere questo pericolo. Possiamo correre il pericolo di pensare che lo Spirito ci sta parlando, ma in realtà non ci sta parlando. Personalmente vi racconto un'esperienza che ho avuto qualche anno fa. Mi trovavo in un campo estivo e visto che io sono cresciuta in una famiglia, vi ho raccontato già la mia testimonianza per chi l'ha ascoltata: sono cresciuta in una famiglia dove veramente si è sempre temuto il Signore e tutte le cose che riguardano Dio sono sempre state ritenute santissime. E qualcuno mi potrà dire perché, sono nella tua famiglia, anche nella mia. Sicuramente, ma ci sono anche molte famiglie che trattano le cose di Dio in modo molto superficiale, come se trattassero cose degli uomini. E allora dico questo perché in me c'era un grande timore: quando qualcuno diceva, sento da parte del Signore di dirti, c'era un peso molto pesante. Oggi invece è un po' diventato molto leggero questo modo di parlare, no? quasi un, è quasi diventato un intercalare: un intercalare un sento attenzione. da parte di Dio di dirti. Attenzione, sì, attenzione sì. perché noi quando diciamo sento da parte di Dio di dirti ci stiamo prendendo una grande responsabilità, però il peso di questa, la preoccupazione di sbagliare, mi aveva talmente perché noi sapete, noi diciamo spesso che l'errore dove sta se nella mancanza di equilibrio è sbagliato tappare la bocca ai profeti, ma è sbagliato anche parlare troppo liberamente, non considerando se quella parola viene da Dio o no. E io per il grande timore, per l'eccesso di timore... Uh, il Signore mi dava una parola molto forte e io non la dicevo. Io dissi: Ma io posso mai urlare questa parola che è molto specifica. Mi trovavo in un campo estivo quindi c'erano tante persone, c'erano forse 350-400 persone. E io dissi: No, no, feci un combattimento. Feci un, un combattimento spirituale. Io sentii proprio che il Signore mi disse: Se tu non vuoi, io passo oltre in quel momento. Io ho sentito, mi sono sentita male. Angoscia. Dalla disubbidenza. La disobbedienza. La disobbedienza era così pesante. Allora disse, Signore, perdonami, però considera che io, se non ho parlato, è per eccesso di timore del tuo nome, che tu sei santo. Signore, dammi un'altra possibilità. Però ti prego, Padre, dammi anche l'occasione di comprendere se veramente eri tu. O se ero io, perché considera questo, Signore: che io ho bisogno di, di saper distinguere la tua voce quando tu mi parli e quando no. Guardate, non è sbagliato quando noi ci mettiamo davanti a Dio e ci mettiamo in discussione e chiediamo a Dio delle conferme, non è sbagliato, e disse, Signore: Dammi un segno potente, Signore: Dammi un segno potente. Ho pregato con tutto il cuore perché veramente l'angoscia era molto pesante su di me. Quando terminò la riunione, venne un ragazzo, di punto in bianco mi disse. Marianna, avevi una parola da parte di Dio, perché non l'hai detta? E se ne andò. Io in quel momento mi sono sentita veramente eh, rimproverata dal Signore. E allora ho capito: ho detto: Signore perdonami la prossima volta che avvertirò quella presenza io non la conoscevo bene la presenza di Dio non conoscevo bene quando il fuoco di Dio perché sentivo questa spinta da dentro che lo Spirito Santo voleva parlare ma ovviamente lo Spirito è sottomesso al profeta quindi noi decidiamo se parlare o non parlare quindi sentivo la spinta dello Spirito Santo ma io non lo riconoscevo perché erano le prime volte che mi capitava questo ho detto signore la prossima volta che avvertirò questa spinta così forte io capirò che sei tu il Signore ci dà modo di imparare a distinguere quando parla lui e quando non parla lui e se noi chiediamo dei segni il signore è così potente da rispondere alle nostre richieste di preghiera ma non facciamo l'errore né di peccare per l'eccesso di silenzio né di peccare per, la, per le parole in più che non sono dettate dallo spirito santo quindi, se stamattina c'è qualcuno che sta seguendo, forse il Signore stamattina sta dando una parola di conoscenza, perché c'è qualcuno che si comporta spesso così, disobbedendo allo Spirito Santo. Forse il Signore spesso ti dà delle parole di conoscenza e tu le trattieni, le trattieni, le trattieni, le trattieni. Lascia che lo Spirito Santo ti istruisca. Ognuno di noi ha il suo modo di comprendere la parola, di comprendere e di riconoscere la voce di Dio. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non ascoltiamo la voce della carne, non ascoltiamo la voce del diavolo, ascoltiamo la voce di Dio. Io ho chiesto quel segno al Signore, ho detto Signore dammi un segno, non ho chiesto un segno specifico, non ho detto Signore fa che accada questo, fa che accada quello. Io ho detto semplicemente, Signore, dammi un segno chiaro e inequivocabile che tu mi hai parlato, che eri tu che mi spingevi, in modo che io possa distinguere quando sei tu e quando non sei tu. Quindi se lo Spirito Santo ti dà delle illuminazioni, ti dà delle rivelazioni, se lo Spirito Santo ti dà delle parole di conoscenza, con, molta, con, con uomini e donne temperati, con molto equilibrio, vediamo distinguere quando è Dio e quando no, senza peccare, attenzione, né nell'eccesso di parole, perché nell'abbondanza delle parole c'è il peccato, perché potrebbe venire della carne, né il silenzio per paura di sbagliare. Vi ricordate quell'uomo quando ricevette il suo talento, che cosa disse? Signore, io per paura ho preso il talento e l'ho soppillito sotto la terra, perché avevo paura di perderlo, avevo paura perché tu sei un Dio, sei, sei un uomo duro. Eh, il Signore ci renderà conto anche se noi per paura e per codardia prendiamo il nostro talento e lo andiamo a seppellire sotto terra. invece ne vogliamo eh, chiedere al Signore di continuare a distruirci Signore tu mi hai donato qualcosa fammi scoprire cosa mi hai donato e aiutami a trafficarlo e così il Signore sicuramente non ti lascerà da solo perché Dio desidera più di te che tu metti, traffichi il talento che ha messo nella tua vita Amen, amen, gloria al nome del Signore Mariana, hai dato tantissimi spunti per partire con, eh, e continuare con una serie di valutazioni. In realtà eh, quello su cui mi ha eh, particolarmente ehm, eh, portato attenzione eh, la, il Signore mentre tu parlavi è la, il principio di giustizia, perché in questo, in questo capitolo, in, questo, in questi versetti, vediamo proprio la capacità che ha il credente nel mettere in discussione sin anche attenzione, sin anche la violenza destinata al proprio corpo. Infatti, proprio corpo, sì sì, bene, bene. alle violenze, sì, sì, alla, sì. Eh, che cosa mi possono mai togliere? Mi al massimo sì. ti possono togliere la vita, qualcuno direbbe, <ride> uh. che stai dicendo? <ride> <ride> al massimo ti possono togliere, possono fare del male al tuo corpo, ehi, che stai dicendo? <ride> Questa è violenza. Eppure, perché si è dovuto arrivare ad esprimere un concetto così, con così grande estremità, per consentire ad ognuno di noi di mettere sulla bilancia quanto sia importante la valutazione del proprio benessere rispetto a quanto sia e deve essere importante la valutazione del nostro messaggio. In mezzo c'è la giustizia. Che cosa? pone l'uno più importante dell'altro, lago della giustizia. Ora, se ci soffermiamo un attimo su questo discorso, io voglio Portare ognuno di voi, caro amico, cara amica, in questo momento a valutare l'importanza della giustizia. Se ieri abbiamo parlato di quanto sia necessario e so che molti di voi hanno fatto quello che ci siamo detti ieri, ovvero hanno ricavato dello spazio del segreto della giornata, ovvero chiudendo fisicamente la porta della propria stanzetta, ce l'avete scritto, ce l'avete testimoniato. Quindi abbiamo coltivato nell'intimo e nel segreto la nostra relazione con il Signore. Quest'oggi dobbiamo in un certo senso cominciare ad affacciarci, quindi a riaprire leggermente la porta e a guardare fuori. Eh? La porta della preghiera la dobbiamo leggermente riaprire e a osservare fuori. E se fuori troviamo un sistema giudizioso? nel bene o nel male nei nostri confronti, il Signore dice ecco ora che ti ho fortificato nel segreto comincia ad affrontare il giudizio di quello che ti sta fuori con la forza che ti ho dato nel segreto. Quando ci affacciamo appunto al mondo che non ha un sistema di giudizio benedetto da Dio, che non ha la giustizia del mondo, non è una giustizia che passa attraverso l'unzione di Dio, sappiamo quali sono le leve che governano la giustizia di questo mondo e quindi tante volte proprio scontrando il nostro intento di predicare, di portare l'Evangelo a quanti hanno bisogno, dobbiamo avere a che fare con la giustizia di questo mondo, che è una giustizia sostanzialmente anticristica che vuole bloccare la predicazione dell'Evangelo. Un po' di settimane fa, un po' di giorni fa abbiamo detto che tutto è sotto il potere di colui che ha, eh, che ha, ha le chiavi di aprire e di chiudere. Il Signore ha ricevuto... Quando ha dato il mandato alla Chiesa, il potere di aprire e di chiudere, quindi di aprire davanti a noi, davanti alla Chiesa, la strada spianata per predicare l'Evangelo. Quindi, questo vuol dire che nulla ci è eh, posto dinanzi al di sopra delle nostre forze. Mm. Però, allo stesso tempo, in una specie di apparente e superficiale contraddizione della Bibbia stessa, qualcuno potrebbe chiamarla in questo modo, ad un certo punto il Signore Gesù ci mette in guardia addirittura contro quelli che possono toglierci la vita. Ma allora tu, Signore, che cosa ci vuoi dire questa mattina? Ci vuoi dire che probabilmente potremmo essere eterni incompresi mentre stiamo predicando l'Evangelo da chi? Da questo mondo che paradossalmente dovrebbe in qualche modo essere anche il destinatario del messaggio dell'Evangelo. Cioè io devo predicare quello che tu mi stai dicendo dai tetti a chi? A coloro che mi uccideranno strano tutto Vero. ciò. Ma noi sappiamo che un principio racchiuso proprio all'interno dell'ubbidienza a Dio e questo non è affatto estremismo religioso, attenzione. Sappiamo che tutto il principio racchiuso all'interno della predicazione dell'evangelo è sintetizzato nel seme che viene piantato e che se non muore mm. non porta frutto. Vero. Qualcuno quando eh, si fa il battesimo, quando raggiunge il momento di eh, ecco, benedire, eh, insomma, testimoniare al mondo intero la sua appartenenza, al Signore. Nella formula del battesimo è pronto a uccidersi per Dio eh, mentre si sta battezzando, è pronto a rinunciare a tutto perché si sta battezzando. Sì, Signore, io sono pronto a rinunciare a tutto pur di seguirti. E siamo probabilmente ancora molto convinti di questo, siamo pronti ad essere uccisi per questo, ma ancora molto poco convinti di rinunciare a qualcosa di molto più semplice per servire il Signore. Siamo pronti a dare la vita in un'eclatanza, in una eh, in situazione di eclatanza. Eh, anche plenaria, tutti vedono la nostra decisione di servire mm. il Signore, poi nel nostro intimo non siamo capaci di rinunciare ad un'ora di Facebook per poterci dedicare di più al Signore. C'è qualcosa che il Dio vuole puntare, non per giudicare, per salvare le nostre vite, vuole puntare nel nostro eh, più intimo e privato e direi anche oggi nascosto Alleluia. modo di fare. Ovvero la determinazione che deve appartenere a tutti i credenti. Il Signore ha dato il suo Figlio Gesù Cristo a morire in croce non per avere dei tiepidi seduti in dei banchi. Mm. Il Signore ha fatto questo, ha apparecchiato questo piano, questa strategia avvenuta nei cieli fuori dal tempo a cui Gesù stesso ha detto sì, manda me, sono pronto, si è impersonificato, è diventato un uomo, si è fatto uccidere. Attenzione! non stava morendo Dio, stava morendo un uomo che ha subito tutto il dolore nella carne, che ha dovuto vivere tutta la lacerazione della pelle mm. quando mm. la lancia è entrata nel costato, lui ha sentito tutto il dolore della lancia sì, che sì. entrava nel costato sì. e, non, e non era l'unico dolore, aveva delle spine conficcate nella oh, testa, sì. era inchiodato, alleluia, su quella croce con quei chiodi che eh, stavano tenendo tutti i probabilmente 80, 70, 80 chili del suo peso perché era un uomo che aveva il peso era soggetto alla gravità tu stai comprendendo quanto ha dovuto soffrire quel ragazzo di 33 anni per me e per te quello è servito in questo momento non per avere dei tiepidi seduti in un banco oppure dei pantofoloni seduti sul divano mentre probabilmente tutto il mondo intorno muore Stiamo forse ancora in questo momento cercando di comprendere che cosa vuole dirci il Signore? Mi spingo ancora un pochettino in più. Siamo molto facili a istituire dei dogmi nuovi, mm. a ubbidire a delle situazioni umane. Lì è importante. Spesso associamo l'ubbidire a Dio all'ubbidire ad una religione mm. e poi eh, ci. Zittiamo, come diceva Marianna, di fronte a delle contraddizioni accusate dalla Bibbia stessa. Mi è capitato di vedere negli anni una grande e meravigliosa organizzazione per fare la festa a sorpresa per il compleanno del pastore <ride> e dimenticandosi del, della necessità primaria, il latte, per dei bambini, ah, di una famiglia che non aveva nemmeno ah, i, i soldi per comprare il latte. Ah, Questa è la contraddizione nella quale vivono molte, con, molte situazioni religiose. Ah, Oh, io non sto Gesù. affatto condannando nulla, voi lo sapete, avete già compreso, ma sto allo stesso tempo mettendo in evidenza quello che sento nel cuore. Siamo pronti ad obbedire ad un'organizzazione, forse anche per non essere giusti. In buona fede lo facciamo, tutto molto bello, fantastico. Poi ci dimentichiamo del, de del minimo eh, bisogno che ha chi a quell'organizzazione non partecipa, oppure forse partecipa ma ha vergogna di dire. Quante volte cerca Capitato di sentire nel cuore di fare delle azioni, ma non le abbiamo fatte eh. perché quello andava a stridere un pochettino con mm. eh, l'opinione del leader. Mm. Eh, che cosa penserà di me se io poi faccio questo gesto? Mi me è meglio non fa ma per quieto vivere, ma lasciamo perdere. Che cosa penserà di me se mi alzo e vado a dare questo messaggio profetico a quell'uomo, a quella donna, secondo mm. quanto il Signore mi sta comandando potentemente di fare, sarebbe stata la salvezza di. Quell'uomo, quella donna. Mm. Che cosa avrebbe potuto immaginare e pensare il responsabile di chiesa o il, o il profeta della chiesa se io uh, avessi fatto una cosa del genere? Niente, avrebbe mm. probabilmente avanzato ad un giudizio. e a questo giudizio che stamattina dobbiamo porre attenzione. La chiave di questa piccola mia, mia meditazione vuole proprio essere il giudizio: mm. il giudizio del mondo. Può non essere il giudizio secondo Dio e ti potrebbe portare addirittura a perdere la, la faccia, a perdere la vita, a perdere la reputazione. Sai perché? Perché il mondo vuole vedere distrutta la testimonianza di Cristo. Mm. Ma poi hai parlato della Chiesa. Non considereresti il mondo anche quella Chiesa che considera più di fare la festa sorpresa al pastore per il suo compleanno, o alla moglie o al responsabile di chissà cosa e dimentica tutto il resto? Questo io considerei uguale mondo quando tu ad un certo punto stai considerando e stai vivendo in un sistema di dogmi che vede la tua approvazione soltanto nella misura in cui sei ubbidiente e sei poco critico. Eh? Quante volte ci è capitato di dire, io più di una volta ho dovuto anche testimoniarlo, e lo farò anche adesso, non ho nessun problema, di andare a, in un sistema religioso nel quale, a quale partecipavo, esisteva un... un, un, un Insomma una specie di gerarchia secondo cui eh, veniva fuori il ruolo del consigliere di Chiesa, il mm. consigliere di Chiesa. E quando mi sono dovuto fare delle domande, perché ovviamente mi sono andato a chiedere all'interno della parola di Dio, ma che cos'è questo consigliere di Chiesa? Non riuscivo a collocarlo, ne parlavo con uno e mi diceva no, sono gli anziani, ne parlavo con altro eh, no, sono paragonabili ai diaconi. Poi di fatto vedevo eh, il consigliere di Chiesa sostanzialmente come il segretario del pastore. Mi sto riferendo a questa forma gerarchica mm. che c'è all'interno di alcuni vero. contesti. E quando sono andato a chiedere proprio spiegazioni, eh, mi, è, mi è stato detto: fai silenzio, stai zitto, non lo dire. Non, ma, ma secondo me è giusto che la Chiesa comprenda che il consigliere è solo un ruolo amministrativo e che non deve essere associato né al diacono né all'anziano mm. né a nessun altro sì, perché sì, quelli sì. hanno un ruolo e una funzione biblica, così come sono espressi negli atti degli apostoli. E poi anche nelle lettere sia di Pietro che di Paolo e di Giovanni. Attenzione, ma bisogna che questa cosa venga predicata. La Chiesa vive nell'ignoranza sotto questo aspetto. Mm -hmm. Questo porta e alimenta un sistema di subordinazione che non è biblico e che Dio condanna. E nel nome di chissà quale dinamica eh, noi spesso, eh, proprio in virtù del fatto che lo dice Tizio, lo dice Caio, le persone si possono sentire subordinate. Ora. Annetto di tutto quanto di bello c'è dietro questa meravigliosa dinamica di io stimo gli altri più di me stesso, annetto di tutto questo perché non sto parlando della buona fede, quando sei dinanzi alla cattiva fede e tu smascheri in qualche modo come la breccia che si apre in Ezechiele 34 quando si affaccia e vede all'interno della stanza il marciume dei pastori della casa di Israele, esattamente allo stesso modo sei giudicato vivi il giudizio e quando sei giudicato o oh, si attuano delle strategie tremende a tuo danno io non sto dicendo che devi eh, probabilmente vivere una vita di guai ma è necessario comprendere che con il Signore bisogna fare sul serio mm. Gesù non è morto per accomodare, per fare i pannolini caldi a qualche forma di bambina eh, insomma, o bambino che vuole fare il gioco del potere. Mm. Non interessa tutto questo. questo L'unico potere da combattere in questo giorno, in questo tempo, per i figli di Dio che mi stanno comprendendo, io lo so che questo non è un messaggio popolare, mm. ma so mm. anche che allo stesso tempo sto parlando a qualcuno nello specifico, sì. noi lo stiamo sì. facendo sì. questa mattina. Sono anche felice che questo è l'ultimo giorno in cui parleremo di sé credito Domani parliamo in giova grazie a Dio, Mariana non, non ne potevamo più. Ma lo Spirito Santo vuole mettere in evidenza tutto quanto di nascosto c'è. E quando vedete anche la cattiveria e la cattiveria incallita di alcuni sistemi di governo e di comando, fate attenzione: potrebbe sì, essere sì. Uh, qualcosa da cui Dio vi sta chiamando ad uscire fuori. E quando lo devi fare, lo devi fare in obbedienza, non sottometterti ai sistemi umani per poi mettere Gesù e lo Spirito sì, Santo un po' da parte. In un angolo, sottomettiti a Dio, fallo nel tuo segreto mm. della cameretta e poi vai fuori, lì dove Dio ti manda, forse anche un contrasto netto e diretto verso quelli che in qualche modo credono di detenere eh, sulla giacchetta tutta quanta la verità, attenzione, facciamo molta attenzione, grazie a Dio perché noi abbiamo la parola. Eh, Gesù quando parlava in questo modo ai suoi discepoli, non a, i discepoli non avevano la parola, la stavano scrivendo, la stavano vivendo, sarebbero poi stati chiamati a scriverla mm. e a mandarla nelle nostre mani. Noi abbiamo la verità nelle mani, così descritta nella dispensazione dello Spirito che arriva al nostro cuore, coraggio, f, coraggio chiesa. La Chiesa ha dei sentimenti, in questi giorni proprio stavo valutando la Chiesa come, eh, come il corpo, come la sposa. E la sposa ha dei sentimenti. La sposa, la Marianna, la Chiesa ha dei sentimenti, sì. ha delle emozioni, vive delle emozioni, sogna un futuro. Eh? Non è quello che la Chiesa sta aspettando, il ritorno dello sposo e vivere in eternità le nozze e, eh, insieme allo sposo. La Chiesa ha dei sentimenti, lo leggiamo in Cantico dei Cantici, la Chiesa eh, si, è, è romantica. Immagina e anche vuole in qualche modo descrivere il sentimento verso il suo sposo, non è meraviglioso tutto ciò? E che fine ha fatto la Chiesa dei nostri tempi? Dove sta l'emozione, il romanticismo della Chiesa dei nostri tempi? Può essere subordinato al punto di vista pastorale della Chiesa? Non è affatto così. La Chiesa deve essere la Chiesa, deve avere il punto di vista dello sposo, deve sentirsi valorizzata dallo sposo. E non da un punto di vista umano soltanto. Signore, aiutaci ad avere un punto di vista lucido del nostro ruolo all'interno di questa società che attenzione, vive nello sconforto e nell'abbandono totale. E i figli, i figli di Dio, hanno un ruolo eh, determinante per risollevare le sorti di una società che è oramai nelle mani del nemico. Signore, aiutaci a portaci avanti. Questa allora. è la franchezza dello Spirito Santo. eh se c'è qualcuno che forse sta pensando, ma come si permette di dire certe cose, di denunciare certe cose, questa è la franchezza dello Spirito Santo, questo è quello che il Signore vuole che venga fuori, anche se qualcuno non gli sta bene. Nello stesso passaggio biblico, infatti, c'è scritto che, <ride> che Gesù dice: Ma voi pensate che sono venuto a mettere la pace, che sono venuto a mettere la spada? Con la parola di Dio, con la spada, si taglia la verità. E quando viene la parola di Dio tagliando la verità, purtroppo, mi dispiace di dirlo, ma c'è divisione tra quello che è giusto e quello che non è giusto. Quindi si incomincia di nuovo a vedere la differenza tra chi serve veramente e chi non lo serve. E noi non vogliamo cadere nell'apatia di far parte di un sistema religioso senza preoccuparci affatto di quello che pensa lo sposo. Michele parlava della relazione tra lo sposo e la sposa. Allora, voi pensate a un matrimonio, quanto è triste quando cade nell'apatia di siamo insieme perché ormai abbiamo firmato un contratto. Che tristezza, che sterilità. Invece il Signore che è lo sposo, il nostro sposo, noi siamo la sua sposa, vuole con noi una relazione viva, fatta d'amore, fatta di fusione, fatta di interesse. Una relazione viva, non qualcosa di morto. Ma chi vorrebbe vivere con una persona che non, che, non, che non sprigiona amore, che non ti fa sentire amato, che non ti fa sentire protetto? Nessuno. Il nostro Signore Gesù stamattina vuole esplorare la vera sposa. Sicuramente, di tutti quelli che ci stanno ascoltando, ci sono quelli che fanno parte di un sistema, ma c'è la vera sposa sì, che sì, sta amen, ascoltando amen, 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 e amen. che, nello spirito, sta Alleluia. fremendo e sta incominciando a vedere tutte le cose che non vanno. E sta incominciando a comprendere da quali cose devi prendere distanza e da quali atteggiamenti devi prendere distanza. Noi non vogliamo essere codardi, noi siamo ripieni di Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è un spirito di codardia, ma il nostro spirito, è lo spirito che Dio mette nella nostra vita, è uno spirito di forza e di potenza. E ci illumina, ci aiuta e ci istruisce in ogni cosa, tu hai lo Spirito Santo in te. Quindi Lui ti farà sentire da parte di Dio che cosa devi fare, come devi agire affinché il Suo nome sia onorato. E non ti preoccupare di coloro che uccidono il corpo, c'è scritto sempre in questo passaggio. Sì, sì, proprio dopo. Non ti preoccupare di coloro che uccidono il corpo, ma preoccupati piuttosto di colui che può far perire della gemma. E noi stamattina vogliamo chiedere al Signore, Signore, fa che veramente noi possiamo avere un'unica preoccupazione, non quella di onorare i sistemi, ma quella di sollevare la bandiera della croce, ne apparteniamo a Cristo, non vogliamo difendere i sistemi, non conformatevi al mondo significa anche non create dei sistemi simili a quelli che propone il mondo e noi proponiamo i sistemi che del mondo li proponiamo nella Chiesa di Dio, vogliamo invece liberarci e pregare con tutti noi stessi per dire Signore rompe ogni struttura affinché ci sia un vero Aminale. risveglio Signore rompe ogni struttura affinché ci sia una vera separazione tra chi serve e chi non lo serve, il Signore a mettere separazione qualcuno dirà ma come il nostro dio non è il dio che unisce oh, signore, no il bello. dio nostro è colui che divide il bene dal male che fa la differenza tra ciò che è buono e ciò che non è buono quindi automaticamente se tu sei con delle persone che non onorano il signore ma onorano loro stessi e ingrassano il loro ventre e il signore stamattina ti fa comprendere probabilmente il signore sta mettendo una spada che ti divide da coloro che non ti eh, portano più vicino al signore allora anche se ci sono delle visioni perché chi serve il Signore e chi non lo serve, vanno obbligatoriamente in due traiettorie completamente diverse per andare in due traiettorie completamente diverse ecco che c'è la divisione e noi stamattina vogliamo chiedere allo Spirito Santo Signore facci comprendere, Signore aiutaci a comprendere se c'è qualcosa nella nostra vita che va rimosso, anche Grazie. delle relazioni che vanno rimosse perché il Signore qua parla anche di relazioni tossiche, sbagliate, che non ci portano a Lui, che ci portano a sbagliare, che ci portano a fallire il bersaglio. Lo Spirito Santo stamattina è molto diretto, è molto crudo anche, molto franco anche, quindi a qualcuno forse questa parola può anche... Che urtare, ma chiede al Signore di darti le conferme, il Signore non nasce da nessuno nella confusione. La confusione viene proprio quando c'è l'inganno. Quando le persone sono ingannate e poi arriva la verità c'è la confusione, ma lo Spirito Santo non ti lascia nella confusione, ti darà la chiarezza se tu lo vorrai. E stamattina vogliamo chiedere al Signore veramente di aiutarci ad essere uomini e donne che desiderano una cosa sola, quella di avere un'intimità con lo Spirito Santo, affinché non possano restare confusi senza sapere cosa fare e come muoversi, ma andare spediti. Verso la direzione, e se tu stamattina sei tra quelli che fino ad oggi sei stato confuso e stordito dai vari eventi di dottrina di uomini perché lo Spirito Santo una dottrina non ne ha 10, 20, 30, ognuno secondo la sua denominazione, una è la dottrina dello Spirito Santo. Se tu sei stordito e, e, e ubriaco di tutte queste dottrine, stamattina lo Spirito Santo ti può portare la sobrietà, siate sobri. Ah, la Alleluia, sobrietà dello Spirito Alleluia, Santo. Alleluia, Alleluia. Siate sobri quando noi riceviamo la pienezza dello Spirito Santo, è che noi riceviamo la sobrietà, siamo lucidi di comprendere ciò che è buono e ciò che non è buono, e così noi possiamo veramente camminare spediti verso la conoscenza di Dio e possiamo avere un passo spedito verso le conquiste che dobbiamo fare. Basta essere arenati, basta essere una Chiesa sterile, una Chiesa che non ha relazione con il suo sposo, è una Chiesa sterile. E anche questo devi andare andare a considerare se tu vedi che nel posto dove stai c'è cioè sterilità non ci sono conversioni non ci sono battesimi di spirito santo non c'è manifestazione quella è la chiesa sterile vuol dire che non ha intimità con il suo sposo e stamattina vogliamo veramente chiedere al signore che ci apra definitivamente gli occhi perché il signore sta rispondendo a qualcuno che sta accusando dio quando rispondi signore quando manterrai un risveglio e il signore sta dando una risposta chiara proprio a te che hai fatto questa domanda al signore che hai detto più volte signore quando lo Farai, quando lo farai, il Signore ti sta dicendo cosa devi fare tu? Perché ci sono delle cose che dobbiamo fare noi: se noi non le facciamo, il Signore non potrà assolutamente manifestare la sua gloria e stamattina. Lo amen. Spirito Santo ci ha dato delle indicazioni importanti. Amen. amen. Vogliamo in questo non momento, Marianna, pregare, portare davanti al Signore anche delle richieste di preghiera che ci sono arrivate. Lo spazio del mattino in diretta sì. serve anche per avere un momento di preghiera, come sempre facciamo, e leggo qualche vostra richiesta questa mattina e che eh, riguarda proprio eh, la maggior parte delle volte la famiglia. Vorrei sì. chiedere sì. Eh, preghiera, dice Bruna, per Betty e per tutta la sua famiglia. Per per, marito, per i suoi figli, poi c'è Teresa che chiede anch'essa preghiera per la sua famiglia, Micaela che chiede preghiera anch'essa per la sua famiglia, Anna sì. per il piccolo Alleluia. Bruno, per questo Glorie piccolo eh, di due anni che ehm, si sta appunto chiedendo in tutta Italia di pregare, vogliamo continuare a pregare anche noi per questo piccolo Bruno, noi abbiamo visto il piccolo Andrea eh, eh, proprio essere accompagnato e benedetto e protetto dal nostro Signore Gesù, quindi siamo consapevoli che Dio protegge i piccoli quindi è meravigliosamente vicino a loro, vogliamo appunto Alleluia. continuare a pregare per il piccolo Andrea, che il Signore continui a stabilirlo e a benedire anche i genitori in questo percorso di, um, di crescita così molto 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 delicata, ancora c'è Franca che chiede preghiera per Franco e c'è ancora Rita che continua a chiedere preghiera per eh, la sua operazione all'Anca, Signore vuoi continuare a starla vicino in questa convalescenza, vogliamo anche presentare altri, altre richieste di preghiera. Sì, mi chiede, ci social... sono diverse richieste di preghiera, Signore aiutaci, illuminaci, molti che stanno dicendo, Signore aiutaci a comprendere, illuminaci, quindi preghiamo proprio che il Signore e lo Spirito Santo continuino a ministrare, perché sì, lo sì. Spirito Santo continua a parlare, uh, vedrai che il Signore aggiungerà altre parole. Al, al tuo cuore, aggiungerà ancora altro, e eh, sento anche di dirti questo: che in questo passaggio biblico c'è chiaramente scritto: i primi ad essere contro di te sono quelli di casa tua. Quindi non ti scoraggiare se proprio qualcuno che abita con te viene contro di te, perché il Signore ci ha messo in guardia su tutto. Quindi preghiamo affinché il Signore ci aiuti, ci liberi, ci riconcili, ciò cioè che deve essere riconciliato. Ma anche che il Signore ci aiuti a comprendere che. Ci sono delle cose che vanno con, prese in considerazione, il Signore ce l'ha detto. E preghiamo anche per Teresa, Michele. Teresa Amen. ancora sta continuando Amen. la sua terapia, sì, è ancora sì. isolata e ancora devono passare sì. diversi giorni, quindi che il Signore veramente possa aiutarla e possa idea. sostenerla. Sapete, Amen. diventiamo un po' vulnerabili quando siamo isolati e è quando vero. non abbiamo la possibilità di stare con altri. Quindi vogliamo pregare per Teresa, ma vogliamo pregare anche per tanti altri che stanno facendo delle terapie e hanno bisogno di, di intercessione. Sì. Sì, sì, signore, sì, noi ti ringraziamo, Padre, perché quando uh, tu ci chiami, ci cerchi, o oh, Padre, alleluia, anche in quest'intimo tu, sì. tu ti rivolgi a noi, Padre, in un modo meraviglioso, e gioioso e glorioso no. e sentiamo, Signor, ci fai sentire tu la tua presenza meravigliosa. Oh, oh Signore, alleluia, è meraviglioso oh, perché alleluia, quando noi parliamo con te, eh, tu ci conosci esattamente sei come buono, farebbe sì, una radiografia, sì. una, un esame, non non praticamente, non 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 praticamente tu ci parola, stai parola, guardando e conosci e sai, Signore, ogni peso che noi abbiamo sul cuore padre a te nulla è nascosto ecco appunto questo è quello che tu hai voluto evidenziare a te nulla è nascosto in nessuna delle circostanze in nessuna delle situazioni ogni cosa ti è palese ti è conosciuta signore tu conosci anche i singoli problemi che ci portiamo ogni piccola preoccupazione davanti a te in questo giorno padre o oh, signore tu conosci quale sia il motivo per cui probabilmente abbiamo dei pensieri appesantiti, forse probabilmente è anche obiettivo del nemico scoraggiarci attraverso il giudizio del mondo che a volte questo mondo si chiama anche chiesa e tante volte Padre noi ti chiediamo anche di intervenire sulla nostra vita perché probabilmente abbiamo bisogno oh, di... che tu Signore ci raggiunga con una particolare, Un particolare Signore, parola di incoraggiamento: incoraggiaci, Signore, si, portaci Gesù, avanti. Sostienici, Signore, in quello che tu hai messo nel nostro cuore. Porta avanti anche la nostra, eh, il nostro desiderio di servirti. Così, secondo ubbidendo Signore, a quanto tu hai messo sul nostro cuore, ti chiediamo, Signore, di portarci avanti. Sostienici, Padre, anche se stiamo Gesù. attraversando delle difficoltà. Anche se stiamo attraversando dei periodi bui della nostra vita, con queste eh, difficoltà, anche le malattie. Oh, signore le terapie o padre quanti signore in questo momento si trovano a pregarti per la propria famiglia o padre fa che la difesa dell'evangelo possa essere alta attraverso lo spirito santo tuo o smantella ogni attacco del nemico che vuole scoraggiare la tua testimonianza nella nostra vita attraverso la malattia attraverso le strategie religiose o signore smantella ogni cosa nel nome potente di Gesù portaci avanti signore tienici stretti a te signore ancora con continua a benedire ogni nostra eh, amica, ogni nostro amico che viene a te con il proprio peso. Ancora la programmazione di parole di vita. sostienici Alleluia. nel nome prezioso di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Amen. grazie, Alleluia. Padre. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie che Signora. meraviglioso Dio. Io sento la presenza del Amen. Signore molto Alleluia. forte. Sono sicura che lo Spirito Santo ha fatto opere potenti in tante vite stamattina. Tieni gelosamente quello che il Signore ti ha detto, non permettere che oh, il cello eh. Tolga il seme che il Signore ha dato stamattina, ovvero il male. No? Quando la parola di Dio ci parla del seminatore e ci parla dell'uccello, e il maligno manda subito qualche emissario per togliere quel seme che il Signore ha, metto, ha messo nel tuo cuore, custodisci gelosamente perché il Signore vuole fare cose potenti e ti farà vedere la Sua gloria. Resta connesso perché tra sì. un po' c'è la voce del Pastore. Eh? Eh, dice tra poco partiamo con la voce del Pastore, sì. tra qualche minuto, poi vi aspetto alle ore 12 con una diretta eh, di revisione. Insieme all'evangelista Carmelo Valenti, il quale da Cristo alla risposta ci parlerà proprio di una fede viva. Ora eh, siamo proprio in attesa di questa benedetta eh, puntata no, che ci grazie, consentirà grazie, di parlare eh, di questo tema molto importante. Eh? Eh, perché c'è necessità di parlare di fede viva e eh, perché probabilmente <ride> ne esiste anche una morta, ma affronteremo questo tema insieme a Carmelo. Poi c'è alle ore 14 un sì, contributo in 40, diretta di. Il diritto di, di riscatto. Questo è il tema di oggi ed sarà con noi Rossana Zanetti e vi, chiedo di, vi, vi invito a non mancare alle ore 14 perché sarà bello sa, parleremo di Ruth, della storia di Ruth del riscatto di questa donna e possiamo anche noi medesimarci in essa, quindi vi aspetto oggi alle 14 e passate anche parola. che bello, poi nel pomeriggio continuano i contenuti di eh, edificazione sulla nostra rete, vi ricordiamo alle 17 Boaz Church da Portici Napoli, pastore Mimmo Modugno poi sì. alle ore 18 c'è Gospel Napoli alle ore 19.30 partiamo con la nostra ehm, diretta con i pastori collegati da varie parti con la voce del pastore Versione Ospiti. Con questo vi salutiamo vi diamo appuntamento a Dio Piacendo a domani con una nuova diretta qui alle ore 9.30 a Dio piacendo sempre insieme a voi e senza di voi ovviamente non facciamo nulla. Quindi mi raccomando <ride> segnate sulla vostra agenda l'appuntamento di domani mattina e avvisate anche i vostri amici, avvisate anche altri che hanno eh, che voi state sentendo nel cuore di coinvolgere in questo spazio live del mattino che come avete potuto comprendere non detiene nulla di preparato è tutto affidato alla guida dello Spirito Santo grazie per la vostra comprensione la vostra vicinanza vi vogliamo un mondo di bene Dio vi, vi benedica grandemente a Dio piacendo ci vediamo domani pace Shalom.